Marino vanno a vedere quello che ha aperto un otto le spacchiata. Qual è quello che ha aperto un otto le spacchiata? Oh. Quello nuovo. Tutto nuovo, anche il mio. Ma siamo dentro. Ciao Gocche! Sono nel taxi. Sono tassista. Mi fanno da autista. Stiamo andando in un supermercato nuovo perché li conosce tutti mio marito. Beautiful, ciao, ciao ragazze. Ciao Stefi, cavaliere, ho tanto che non ti vedevo. Ciao. Purtanto che io non facevo qualcosa, nel senso che ho avuto tanti impegni. In particolare mio figlio che ha cambiato sport e sta facendo calcio e fa il portiere. Quindi ha deciso di cambiare. Non c'è attinenza tra il modo cambiato. Allora, perché vi sto mostrando il mio outfit? Perché ho letto qualcuna che evidentemente mi conosce da poco, ho avuto molte iscritte nell'ultimo periodo, ho notato da quest'estate, mi dice che, oddio, che io metto molto i jeans. Io li sto rimettendo ora, dopo 3 mesi di abiti per via del caldo. Però, dato che non ho mai tempo quando esco con mio marito, che comunque è diverso, non ho mai tempo di girare dirette quando invece non ho jeans, che rimane pur sempre il mio capo preferito. Prelibato. Questo c'è qua la macchina, mettete quello qua dentro. Sì, chiudimi dentro e lava la tua macchina, io parlo con loro del più e del meno. Oggi mi sono vestita di ruggine, outfit totalmente Katia Jacquet. Le collane sono di Happiness Boutique e uscirà il video che oggi ho dovuto girare 2 video, ragazze, perché non ho tempo. Mi sono infilata in camera e ho fatto tour de force del video. Stai benissimo, Manu, grazie. Manu Home. Home perché hai un canale per la casa, dedicato alla casa. Ciao Stefi. Ma anche se fossero i jeans, sono bellissimi e puoi abbinarli con tutto. Ah, qualcuno che ama i jeans come me. Sono ancora un po' raffreddate, a tratti si sente. Come dicevo, oggi ho girato 2 video, uno in onore di Happiness Boutique. Come vedete sto indossando i loro accessori, gli orecchini no, sono di Rebecca. Stella del Nord, si chiama Stella del Nord, roba. Che cosa? Questa. Che ne so io? E 4 stelle punti cardinali, perché li ho scelti io, li ho abbinati insieme, loro mi hanno proposto, dagli che mostro reggiseno. Mi hanno proposto una collaborazione, io sempre più felice, questa è la terza. Voi sapete che oramai ho scoperto che i loro gioielli non si rovinano, li puoi, mi sto sentendo male come guidi, non si rovinano, puoi farci la doccia, ci puoi andare in palestra e sono letteralmente in fissa con questi bijou e mio marito ha deciso di andare al solito supermercato. Ah, no, l'hanno cambiato. No, così vanno dentro. L'hanno ristrutturato, quindi stiamo per entrare nel supermercato, ho fatto raffreddatissime, ragazzi, che urto. Ah, indosso il regalo di mio marito, uno dei regali di mio marito, che mi ha detto, aspetta, e praticamente è l'anello con l'acqua marina che abbiamo preso da Stroili, vero? Da Stroili. E il mio look, che adesso che scendo dalla macchina ve lo faccio vedere, e poi entriamo al supermercato, dove in questo supermercato non prende il telefono. Yes, siamo fantastici. Qui c'è anche Euronix e risparmio casa, sempre più intasata. Ciao Lella ta. Che rossetto è bello. Allora, questo rossetto è della Sisili Kiko, che ho preso quest'estate con la mia mama, e ancora non è aperto, no. È chiuso. Il nostro vlog comincia qui, con il supermercato chiuso. Mio marito adora questo supermercato per via delle mandorle. Non è vero? Pistacchi. Come se piovessero. Lui è goloso e ghiotto di pistacchi e mandorle, tutto ciò che è frutta secca. Categoria frutta secca. Quindi se volete invitarlo, tutto ciò che è frutta secca. E proveremo anche qualche torta se avete le ricette di frutta secca. Io penso che vi sto facendo venire il mal di mare. Questo è il numero 3. Tornando. Raffreddore. Tornando alla Sicily, non mi ricordo, Notes, non mi ricordo come si pronuncia e come si scrive. Comunque avete capito qual è la collezione. Rossetto che già ho detto nel video, non so se lo mostro nel video, ho applicato solo uno dei due, la matita numero 3, quella automatica, ed il rossetto, non il matte che è leggermente più scuro, bensì quello liquido, che però ho notato, ragazze, si asciuga. Per quanto riguarda invece il trucco occhi, la palette è quella della Huda Beauty, che mi è stata regalata al compleanno dalla mia amica Lucilla. Qui mi sa tanto che cade tutto. Io non ho portato con me il caricabatterie perché ho detto, ho girato 2 video. Mio marito mi ha chiuso, ho la gonna a pieghe, intanto la faccio vedere nel video acquisti.
la gonna a pieghe e la maglia di Katia Jacquet. Mi tolgo la cintura. Pettinatura allo schiaffo. Ragazzi, è lui che si sta dando da fare. Mi è sempre piaciuto stare nella macchina quando la lavano, sin da quando ero piccola. Diciamo che mio marito me lo permette quasi sempre, come una bambina nel negozio di caramelle. Non faccio altro. Il rossetto guidando, miei amori. Oggi non riesco a parlare, a dialogare per via di questo fantasmagorico raffreddore che mi accompagna da circa una settimana. Yeah! Il rossetto è Sicily, la collezione di Kiko, il numero 3, il numero preferito, il numero perfetto. Io sono nata al 3, quindi. E benissimo, grazie Chicca Stella. Hai messo, oddio, qualche chiletto, Manu? Ci ho provato. Considerate che settimana prossima riprendo la palestra, quindi cerco di rassodare alcuni punti. Io però tendo purtroppo a dimagrire. Questa cosa che tu mi hai detto del fatto dei chiletti mi fa felice, perché io lotto perennemente con il discorso di che purtroppo perdo peso facilmente. Basta un attimo febbre, raffreddore, influenza, lo stare un po' male, oppure anche un periodo stressante, e perdo peso. Ho cercato di smangiucchiare quanto possibile e spero di essere arrivata alla taglia 40. Non lo so, tu mi trovi ingrassata, no? Tantissimo. Mio marito poi, per dire le cose e farti i complimenti, è veramente avido. No, ci stanno sui due che ti fanno i complimenti qua. Chi? Le piante? Fammeli vedere. Torna indietro, non si vede, sì. Sempre se non hai nessuno. Mio marito intende questi due marmottini, vero? I marmottini lì. Ma chi li ha creati quei due? Stai bene, grazie. Tu sei... Ci vieni all'evento da Katia? Penso che faremo questa cosa come ogni anno ormai a novembre. Seconda metà di novembre. Cerco di una giornata in cui non ci siano partite di calcio per mio figlio e che mi possano insomma aiutare per passare 2 o 3 ore al negozio di Katia, che mi svago, insomma incontro voi. Quindi vi diremo qual è la data, anche perché purtroppo Katia mi chiede sempre, insomma, vedi un attimino i tuoi impegni, in base ai tuoi impegni prenderemo il tiramisù, tante cose. Mi ha detto anche Laura Vane che verrà e vorrà, vediamo se lei proporrà di truccare, di fare questa cosa. Prepareremo dei stand per alcuni di voi, per provarvi dei capi, per divertirci insieme senza impegno. Il raffreddore sta peggiorando. Mi piace tanto questo abbinamento, dopo faccelo vedere per intero. Io non so quanto impiegheremo ad arrivare al supermercato ed ho una tacchetta di batteria. Se riusciamo a fermarci, mi alzo in piedi e vi faccio vedere che cosa ho messo. Comunque ripeto, il look è totalmente di Katia Jacquet, quindi magari lo ripropongo, ve lo faccio rivedere. Vi mando un mega bacio, perché mi sa che siamo... A quale supermercato vuoi andare? Romaninska. Se riesco, scendo dalla macchina e lui non si spegne, mio marito parcheggia in tempo e vi faccio vedere quello che indosso. Poi però vi saluto, perché gnam gnam, non vedo l'ora di fare una cospicua spesa e non credo di riuscirvi a fare però lo svuota la spesa, perché noi ogni volta facciamo la spesa a sera e poi io metto tutto subito nel frigo. Siamo cotti nella settimana, in particolare io ieri, ragazzi, manco ve lo dico, un tour de force: mattina piscina per il piccolo, pranzo fuori perché volevano mangiare fuori, pomeriggio sono andati a palestrina, quindi non vicino, fuori Roma, per la partita, mo sbatto, e poi la sera c'è stato un compleanno di un bambino, insomma sono tornata a casa alle 10 e sono uscita alle 8, circoscrizione sono passata, ma era chiusa. Ci sono quei giorni che fai tutto e quei giorni che non riesci a fare mezza cosa. Non so se dipende da noi, dallo stato d'animo, dall'energia, o se dipende dall'incastro delle situazioni e delle cose. Io penso che fra un po' non parlo più e scendo, vi faccio vedere l'outfit che parcheggi sotto. Sfiga, potrebbe cadere la linea, vediamo. Speriamo di no, perché questo centro commerciale ci sono punti anche in cui non prende il telefono. Tra un po' quindi, sfiga, anche perché è buio lì e non riesco a farvi vedere l'outfit per bene. Mio marito ha optato per il parcheggio sotterraneo. E giù! No, c'è luce! Ma me lo ricordavo. Me lo ricordavo buio questo. Ma che bella luce, vado a fare i video qua. Se parcheggio ce la faccio. Devo pure rifare il tatuaggio alle sopracciglia, ma non è tempo. Troppe spese, troppe cose, ragazze. Non ho neanche il tempo fisico. Look. Questo è l'outfit. Scarpe spuntate, stivaletti spuntati col tacco.
gonna plissé, non cortissima, devo dire la verità, non sembra. E maglia. Bacio, ci vediamo alla prossima diretta, al prossimo video. Ciao!